Presidente, lei mi insegna, il Consiglio Comunale ha un preciso ruolo. Io non posso certamente pretendere che lei possa obbligare, tra virgolette, il sindaco o l'assessore al ramo, nella fattispecie alle società partecipate, Francesca Viggiano, di stare qui in aula. Sì, Lupino. Vabbè, ormai cambiano tanto gli assessori da un momento all'altro che si perde il controllo. Ma tanto. Allora, dicevo, io non pretendo, Presidente, che lei possa costringere il sindaco o l'assessore al ramo a essere presente. Però, dico, viva Dio, l'agibilità di un Consiglio Comunale, se si trattano dei punti e si discute su questi punti, e la democrazia è fatta, no? è rappresentata da anche da uno scontro civile, democratico, comunque politico, amministrativo, dialogico, però certi punti devono avere, certi argomenti, certi temi devono avere due interlocutori, devono avere due soggetti che si confrontano. Il consigliere, sia di maggioranza sia di opposizione, che dice qualcosa, e la parte politica che risponde a quanto viene evidenziato. Ora qui non si tratta di voler svolgere il ruolo dell'opposizione, qui si tratta proprio di ristabilire le regole basilari, minimali di un confronto. Allora, Presidente, mi domando che senso ha portare avanti dei punti, portare avanti delle argomentazioni, quando poi il referente, il soggetto politico, amministrativo che dovrebbe dare risposte, questo soggetto non c'è, volutamente non c'è, volutamente non c'è. Perché, ripeto, non è una causa di forza maggiore che ha impedito la partecipazione. Allora, io dico, se è andato via il sindaco che è allergico al Consiglio Comunale, se l'assessore Lupino alle società partecipate è assente, non si sa per quale motivo, l'avevo vista all'inizio, poi anche lei è sparita, se ci sono evidentemente delle fibrillazioni all'interno della maggioranza, beh, tutta questa situazione, Presidente, non è ammissibile. Io la prego, Presidente, per certe tematiche in cui sono coinvolti, in cui sono, come dire, protagonisti, diretti interessati, quei soggetti, perché se stiamo parlando di assestamento generale del bilancio, non basta, con tutto il rispetto, la figura del tecnico, la figura del dirigente, sono delle scelte politiche, amministrative, che hanno un responsabile, no, un autore di queste scelte, che è l'amministrazione, nella fattispecie il sindaco come detentore della delega, o almeno, visto che abbiamo parlato di società partecipate, almeno la presenza dell'assessore al ramo. Presidente, io la invito a stimolare, a rivolgersi ai nostri amministratori, perché se no, vi posso dire, la nostra presenza è assolutamente infruttuosa, cioè e diamo anche una brutta immagine agli amici, ai cittadini che partecipano, che ascoltano i lavori del Consiglio Comunale, proprio perché il Consiglio Comunale è la massima assise cittadina ed è l'organo che rappresenta la cittadinanza. Ma in questo modo, Presidente, io, si metta nei nostri panni, lei è un consigliere, quindi nei suoi stessi panni, ma se noi poniamo degli interrogativi, l'abbiamo fatto prima sulle variazioni di bilancio, lo stiamo facendo ora sull'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri e quant'altro. E le nostre domande da chi avranno mai risposta? Cioè, alla fine io parlo da solo, faccio il mio intervento e ho parlato, come mettersi allo specchio e parlare allo specchio. Quindi, Presidente, la invito proprio a stimolare, alla luce del fatto che lei è il Presidente, a stimolare, a far sì che ci sia una agibilità democratica e operativa dell'assise consiliare.